Bella a tutti ragazzi, Query vi parla. Oggi siamo qui tornati in questo mio nuovissimo video. Ragazzi, sono molto contento. Non avete idea, siamo arrivati comunque agli 11.000 iscritti. Vi ringrazio di cuore. Così che da oggi, diciamo, inizieremo anche a fare i live provini. Ovviamente sempre alternati tra server e salva al mondo. Video di salva al mondo invariati, escono ogni giorno alle due, tra l'una e le due, massimo mezzogiorno. E niente, siamo qui ragazzi oggi con la votazione che avete scelto. Infatti ragazzi, tra due armi questa volta e non tra due categorie, avete scelto un'arma in particolare, più dell'altra. Comunque l'altra ve la mostrerò subito dopo questo video, così già da prepararvelo. L'arma di oggi ragazzi, io mi diverto molto a fare queste votazioni, è proprio un'incognita alla fine, non so neanche io che arma portare, la scegliete voi per me, è una roba assurda, ci sta. Con 132 voti, pubblicato ieri sera, cioè ieri sera mica tanto, ieri pomeriggio bello inoltrato. Obliteratore doppio elemento, energia fuoco. Una bomba ragazzi, ed è quello che vi mostrerò oggi. Andremo a vedere com'è. Com'è e come si comporta ragazzi. Eccola qui la nostra arma. Prima di iniziare ricordo sempre, se avete bisogno di armi o materiali, come raggio, solo raggio, non ho altri materiali, scrivetemi su Telegram che vendo raggio e armi a basso costo. Inoltre ho da vendere un account Iconic con dentro solo ed esclusivamente balletto e skin, 40 euro lo vendo, però il primo che veramente è interessato lo prende perché ce l'ho lì da tanto tempo, molti offerenti ma nessuno che l'ha ancora preso, quindi mi raccomando, chi ne ha bisogno mi scriva, ecco. Altre cose da dire? Penso nulla, se volete entrare comunque nel Telegram per scambiare tutto, anche nel Discord e seguirmi su Instagram, fate pure ragazzi, tutti i link in descrizione. Ecco l'arma di oggi. Prima però vi voglio mostrare il mio ex obliteratore. Ex, comunque sempre qui in deposito. Obliteratore 130, doppio elemento, energia. Energia, in questo caso faceva 40% di danni in più. Doppio danno critico, uno viola, uno leggendario e un livello critico. Con ultimo bonus dei colpi, 5 colpi alla testa. Easy. Boom. Stessa cosa vale pure per l'altro. Lo stesso progetto dell'obliteratore energia è questo qui. Come potete ben vedere, doppio elemento, fuoco energia, anche qui 40% di danni in più, doppio danno critico, un livello critico e 5 colpi alla testa di fila. Non c'è nient'altro da dire se non andarlo a provare, ovviamente al 130 incorlucente e l'altro pure ovviamente era incorlucente. Io non ho capito questa scelta qua di farlo incorlucente, se era il raggio solare era una bomba, spaccava anche gli smasher. Cioè adesso calcolando, sì deve durare molto, ma quanta durabilità ha uno di questi cosi? Cioè 375, mamma. Vabbè, adesso andremo a vedere anche quando spara quanto durabilità toglie. Potrebbe to toglierne un botto, quindi andiamo a spostarla subito. Facciamo indietro. Secondo che vado nello zaino, eccola qua. La metto direttamente qui. Ah ragazzi, guardate qui cosa sono riuscito a recuperare. In un nuovo video l'andremo a provare perché questa triplo bonus ne abbiamo vista solo una, che era l'assalto, non il cecchino. L'ho recuperata stamattina su Discord a un prezzo proprio di merda, proprio pochissimo l'ho pagata. Proprio l'ho trovata a un prezzo bassissimo, una roba fenomenale. E l'andremo a provare per vedere tutti i bonus se si attivano, ma penso proprio di sì. In questo caso però vedete abbiamo il tormento. Abbiamo il tormento. E in questo caso vedete che l'elemento fuoco dovrebbe essere qui, non c'è, c'è scritto solo più 10 danni d'arma e causa danni a tormento. Ricordate che comunque in un'arma legacy, guardate, caspita, non me la trovo. Devo farvi capire perché sennò. Ecco, vedete, elemento natura più 10 danni d'arma. In questo caso perché non c'è l'elemento fuoco? L'andremo a provare, ragazzi, sarà una figata. Allora, andiamo a togliere questa. Andiamo direttamente in missione a provare questa nuovissima arma, questo nuovissimo obliteratore. Doppio elemento, energia fuoco al 130. E vediamo comunque se. Io spero sempre, se in critico fa il doppio elemento fuoco energia. Vabbè, dai, ci proviamo. Quindi non vi faccio aspettare, ci vediamo direttamente in missione. Ed eccoci, ragazzi, guardate qui, guardate qui, guardate qui, che bestia. È bellissimo. Vederlo diverso da energia mi fa. Che bestia. Ovviamente, cosa ci aspettiamo da quest'arma? Che spunti l'elemento energia quando sparo. Allora, la sparo così normale.
Minchia se laggo. FPS persi assurdi proprio. Se io sparo normale così, senza mirare, non si è visto neanche che danno fatto. Sembra fisico. Allora, con due colpi innanzitutto quanto ho tolto, perché devo capire. 273,5. Quindi dovrei togliere. Adesso vediamo, tolgo poco. Ok, i mostri se ne sono andati. Proviamo contro un mostro bello a distanza. Voglio provare a shottarlo. Cosa? Come, scusa? Aspettate un secondo. No, no, raga. No, raga. Spero che avete visto anche voi. No, 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 no. Sto male. Non è possibile. Sto laggando pure, non si capisce un cazzo. Quanti mostri? Non so se avete notato, ma non ha fatto energia. Aspettate un secondo. Adesso. Cazzo, il doppio elemento io volevo vedere. No, cioè, in sintesi io volevo vedere solo ed esclusivamente. Ma quanto cazzi di mostri sono? Via, via. Già sto laggando, ma non per il non per la connessione, proprio per gli FPS. Sto a 50 FPS, ma stiamo scherzando. Fa fuoco. Fa fuoco e basta. Aspettate che vado ravvicinato. Fa fuoco e basta, raga, ma l'energia dov'è? Ma stiamo scherzando? Non fa energia. Non la fa neanche per nessun motivo. Io non ho capito allora perché l'elemento energia qua dentro c'è. Cioè, mostra fuoco e fa fuoco. No, beh. Allora, come arma è bella, è fortissima. Cioè, sciotta. Sciotta senza problemi. Eppure full perk ha pure il doppio elemento. Cioè che fa più percentuale di danno. Ma ora uso altri due colpi e basta. Ma non ho capito questo elemento energia dov'è. Dov'è questo elemento energia che comunque c'è scritto come primo perk. Non capisco dove caspita si è imboscato. Perché non ho capito. Cioè non è possibile che è sparito così il perché energia. Sono tutti mostri dietro al culo pure. Fuoco! Fuoco! Fuoco così, così come se fosse normale. Qua non mi ha fatto manco vedere il danno, però l'ho preso in headshot. Non mi ha fatto vedere il danno di nuovo. È buggata quest'arma, è proprio buggata in culo. Non capisco il motivo però. Cioè, l'elemento energia almeno doveva vedersi. Fuoco. Vabbè. Deluso. Fuoco ancora. Non si vede l'elemento. Vabbè, dai. Allora, l'elemento comunque energia allora è da estetico. Adesso l'arma non la utilizzo più perché, come è giusto che sia, non va più utilizzata. Aspettate che mi butto di sotto. Come giusto che sia, l'arma non la utilizzo più. Guardate la durabilità, l'abbiamo usata molta. Non dobbiamo sprecarla perché comunque deve rimanere in deposito. Ragazzi, che dire? L'elemento energia purtroppo volevo mostrarvi. Non si è visto. Rimasto sorpreso anch'io, ragazzi, fidatevi. Non capisco perché si vede l'elemento fuoco e basta. Anche addosso, fa solo ed esclusivamente elemento fuoco. Vabbè, dai. Ho capito. Io spero che vi sia piaciuta quest'arma, è fortissima, avete notato comunque che il danno si vede, il danno che comunque c'è scritto lo fa. Noi ci aspettavamo tutt'altro. Questa prova è stata solo ed esclusivamente per vedere se comunque faceva l'elemento doppio, oppure che faceva almeno l'energia quando sparava i mostri. Invece no, non è successo così. Ci sono rimasto male anch'io ragazzi, ma in ogni caso è un'arma della Madonna, per questo ringrazio ancora ASCII per avermela data, è veramente bella come arma. Veramente, ma veramente, ma veramente bella. E ci sta.
E niente raga, qui direi che è tutto. Io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo, che sarà dell'orso. Almeno l'orso, vediamo che faccia doppio elemento. O comunque che almeno faccia l'elemento quello che non si vede. Cioè, che ne so, in questo caso l'orso non ho visto cosa c'ha di perca. Questa va subito in deposito. Eccola qua. Secondo, eh. Eccola qua. Caspita, abbiamo utilizzato di più quello fuoco. Vedete? In questo caso abbiamo un orso energia natura, quindi penso che comunque si veda la natura e dovrebbe sparare energia. Io spero vivamente perché sennò ragazzi non so cosa dire, non so cosa dire. E niente raga, ci vediamo nel prossimo video che sarà domani di quell'orso. Io ringrazio ancora Aski per avermi dato l'obliteratore perché è una bomba ragazzi. Qui direi che è tutto, bella raga e ci vediamo nel video di domani con l'orso doppio elemento. With the